Della serie Chi confessiamo oggi, dobbiamo oggi sottoporre a un cordiale terzo grado il pittore Mario Zampedroni di Milano, che ho conosciuto attraverso un'opera assolutamente impensabile per quello che oggi è Zampedroni, è un'opera che fa pensare più a Murillo o a Murillo, per dirla alla spagnola, che non a un, diciamo pure, notevolissimo, io direi anche violento espressionista come è Mario Zampedroni. Ho presentato bene, l'ho presentata bene Zampedroni o no? Beh, la ringrazio. L'introduzione mi sta bene. Lei ha presentato praticamente un'opera che ho eseguito all'età di 17 anni, ma non solo quella, perché allora dipingevo così, cercando di rubare il mestiere, di rubare il mestiere ai vecchi e Sì, degli antichi maestri. tra l'altro è da dire che è un'opera, potremmo dire, di scuola in pratica, cioè in quel tempo, in illo tempore, alle accademie, alla scuola di Palazzo Reale a Milano, mi No, al pare, Castello no? Sforzesco. A Castello Sforzesco, pardon, si insegnava a copiare i grandi. Mi scusi, dottore, soprattutto si insegnava a copiare dal vero. E così si Certamente. diceva che si imparava poi a disegnare, si imparava a dipingere. Poi ci ho messo del mio quando sono andato a copiare i grandi maestri, perché questa che ha presentato adesso è una È una copia, copia d'autore, di Esteban Murillo. certo. Che era stato un grande pittore del Seicento spagnolo, che ha avuto anche influenze da parte dei nostri, in particolare del Caravaggio, per cui anche lui non è che avesse copiato, però anche lui ha imparato da altri, come Alziamo un tutti attimo la noi. voce, professore, Va sì. bene. Voilà. Ecco, mi lasci fare le domande da metterla in crisi, perché qui, se no, a un Speriamo. certo momento. E allora, che cosa è accaduto dal 63, post Murillo, per giungere prima a queste molto ben espresse situazioni atmosferiche, meteorologiche, il paesaggio, e poi a queste opere? Perché c'è una sorta di giro a 360 gradi, cioè dalla figurazione più totale all'opera gestuale e ormai ai confini dell'astratto. Che cosa è accaduto nella sua vita? Beh, diciamo che in 46 anni di vita di cose ne accadono parecchie. 46 anni di attività, Di vita di vita intendo di vita artistica. artistica naturalmente, e in generale 46 anni sono molti. Essendo chi dipinge, cioè, sicuramente ricerca, 46 anni di ricerca, anche se non, devo dire, anche se non continuativa, ti porta sicuramente a soluzioni di un certo tipo. Soprattutto non avrebbe avuto senso che io continuassi a copiare dal vero oppure copiassi le opere anche dei grandi maestri, perché mi sarei fermato lì e, come uso dire, sarei rimasto al palo, come purtroppo è successo a Con altri, certamente. Ecco, parecchi miei però colleghi. qual è stata, entro io un po' in partita, qual è stata la motivazione per la quale lei ha lasciato le forme, o almeno le forme più complete, più totali, per giungere nel campo, diciamolo così come va detto, della pulsione cromatica e psicologica, perché c'è molta psicologia all'interno di queste opere Sicuramente, ultime. io direi che c'è solo quella. Beh, insomma, cioè, me le lasci leggere con una certa, no? Praticamente, voilà. Ecco, raccontiamo un po' questo trauma, perché di trauma deve trattarsi uno che lascia le forme e si lascia andare unicamente al colore. Beh, io direi che non è tanto poi un trauma, perché un trauma fa pensare a qualcosa che accade in un attimo. Questo, secondo me, invece è stata, diciamo pure che innanzitutto credo di aver studiato Certo, parecchio certo, certo. discretamente la storia dell'arte in generale, a partire dagli antichi, dalla classicità greca ai giorni nostri. Conoscendo un attimo, anzitutto cercare di capire cosa fosse la pittura e come interagisce nella nostra società, nella nostra quotidianità.
E devo dire che ho scoperto parecchie cose, che io credo che per questioni di tempo la televisione, so che i tempi televisivi sono quelli. Ma andiamo, scaviamo. Allora, cominciamo a dire che la prima cosa che scopre uno che pensa in pittura, si accorge che nell'antichità la pittura nasce prima della scrittura, anzi, è una scrittura di fatto, è stata fin dalla preistoria. Basta guardare i dipinti delle grotte di Altamira, di Lascaux. Certamente. Ci sono delle immagini favolose che hanno colpito parecchio me. Poi ho scoperto con piacere che ho avuto un illustre collega che le aveva scoperte prima e ha avuto poi una grande attrazione verso questi dipinti, che è Pablo Picasso. Certamente. Infatti, se noi vediamo... Ecco, però nelle sue opere, vorrei calarmi... Non c'è Picasso nelle mie appunto, opere. Nelle sue opere... oltre al fatto che dover rifare il verso, ripetere il segno, il colore di Picasso sarebbe un gesto quanto mai inutile, ma quello che dobbiamo vedere, almeno personalmente, quando analizzo un artista, ne vado a vedere i parametri di originalità. Ecco, la domanda che in questo momento si impone è: lei, che è un buon come si potrebbe dire, analista della storia dell'arte, in che parametro di originalità si pone? Allora, io direi, soprattutto, non è un parametro, mi pongo in un grande spazio, che è lo spazio della libertà. Cioè, io non faccio riferimento a nessuna corrente pittorica. Quando dipingo non penso a nessuno all'infuori di me stesso. Anzi, molto spesso penso una cosa e la dipingo, e molto spesso dipingo una cosa e poi la penso. Cioè, come vedete, c'è molta istintività, c'è certo. Gestualità, c'è un contatto diretto con quello che sono io e che è la mia psicologia, e il allora, mio carattere, il mio gusto del colore. Zampredoni, prendiamo la domanda dal lato esterno. Lei è davanti alla tela bianca. No? È bellissimo. Voilà. Di solito il pittore, prima di iniziare, ha due istintualità. Uno, quella costruttivista, direi, cioè comincia con il lapis e disegna i punti cardini del, no? L'altra è quella istintuale, dove uno comincia, no? Praticamente. C'è una terza via, che è quella dell'angoscia, ma credo che non le appartenga. No. Continui pure. No. Sì, ho fatto diverse esperienze, perché ho fatto anche del design, ho disegnato oggetti di complemento d'arredamento, queste cose, e ho giocato con la mia psicologia, se così posso dire, cioè ho capito la differenza che sta nel pensare prima e progettare e poi verificare e poi rivedere. E questi progettimenti complessi, che a un certo punto lì sì, forse c'è stato qualcosa di traumatico, ho avuto un rifiuto totale e ho deciso di dipingere basta, perché proprio perché per questa voglia di libertà e di esprimermi direttamente per quello che sono. E credo quindi sulla tela bianca che cosa succede? Un'esplosione di impulsi? Sicuramente, perché la tela bianca a me fa riflettere quando alcuni pittori mi dicono: sai, non provi la paura dello spazio della tela bianca. L'angoscia. Ma guai, la tela bianca per me è una possibilità, è la possibilità di imbrattarla, se vuoi. La possibilità bella, buona questa. È la possibilità dove io posso aggredire una situazione. E poi là è... Io dico, a volte, parlando con qualche mio collega, che lo vedo magari un po' frenato e riflette troppo su certe opere, la prima cosa che mi viene da chiedere è: ma tu ami la libertà? Perché qui nessuno in fondo è libero, tutti noi abbiamo degli impegni, no? E tutti i giorni abbiamo impegni. Ma se c'è un momento in cui l'uomo, e l'uomo pittore, è veramente libero, è davanti a una tela, e lì fai un po' quello che vuoi, belle, quello che belle parole, l'abbraccerei in questo momento, ma devo essere ancora, come si potrebbe dire, incisivo. Nel suo fare arte, mi pare di capire, perché noi non ci conosciamo da parecchio, ma mi pare di capire che non c'è una scelta di campo temporale, mi spiego, traduco in italiano. Cioè, questo mi fa piacere, bravo. Cioè, bravo, praticamente, se c'è un periodo
informale, quel periodo informale, e poi contiguo con un periodo figurativo formale. Dico per dire, in questo momento, questa opera, mi corregga se sbaglio, questa opera che tutto sommato ha delle pulsioni dentro, ma è molto molto narrativa, no? Praticamente può essere coeva con l'opera che è alle sue spalle, che è invece di tipo assolutamente gestuale. Accade questo nel suo fare arte? Quando parlo di libertà intendo dire che uno fa quello che vuole. Se mi alzo un mattino e ho voglia di narrare, vado nello studio e mi metto a narrare. Dunque io non vado assolutamente inquadrato nella storia degli stili. Io non ho uno stile. Io ho una mia psicologia, una mia sensibilità. Ci vuole un bello stomaco a dire io non ho uno stile, perché no. I pittori la prima cosa che vogliono è il mio stile. No, perché questa secondo me è una cosa vecchia e superata. Se noi guardiamo... Bravo Zampredoni. Se noi guardiamo cosa ci hanno indicato veramente i grandi artisti americani negli ultimi 50 anni, negli Stati Uniti, a New York, cioè, questi ci hanno proprio insegnato la libertà. Perché noi italiani in particolare, comunque latini o comunque occidentali nel senso europeo, mediterranei, siamo sempre stati vincolati all'arte in quanto espressione di un'ideologia, in quanto mezzo per insegnare o di per una educare. Ideografia, ma anche ideologia, perché non, parliamoci chiaro, non facciamo riferimenti a partiti, ma il grande gruppo di pittori del dopoguerra sappiamo dove erano collocati. Si sono sempre vantati di essere stati collocati in una certa posizione anche politica. Io credo che invece la grande botta, e forse questo la possiamo considerare come un nuovo rinascimento.